con tutte le piazze d'Italia per far partire queste gare. Sono diverse le gare, sono diversi anche i luoghi dove si svolgeranno queste gare. Intanto spieghiamo velocemente, Tiziano Pesce, ci sono due tipi di percorso, la 10 km e la corsa ludicomotoria. Sì, proprio così Giacomo, 10 km è la misura su cui correranno gli atleti, le atlete agoniste, e poi come sempre alla manifestazione appunto competitiva si affianca la passeggiata ludicomotoria aperta a tutti, e ancora una volta saranno veramente decine di migliaia le persone, famiglie, bambini, meno giovani che parteciperanno nelle nostre 34 città. Avete aperto questa edizione con una presentazione in una scuola, il liceo Newton di Roma. È stata una scelta ben precisa anche per parlare, oltre ovviamente ai diritti, a un altro diritto importante, quello che è proprio lo sport nelle scuole, ed è anche un lavoro, no, che va fatto quotidianamente, quello di garantire una qualità dello sport a scuola per tutti i nostri ragazzi. Assolutamente, proprio così, lo abbiamo fatto nei giorni scorsi, lo abbiamo fatto presso il liceo scientifico Newton di Roma, con noi anche Filippo Corsini, il capo della redazione sportiva di Radio 1 Rai, che colgo ancora l'occasione per ringraziare, il presidente della Federazione Nazionale Atletica Leggera Stefano Mei, anche la FIDAL ci accompagna sin dalla prima edizione. Per la WISP, che dire, sport ed educazione, ecco, sono due facce della stessa medaglia. Sin dal primo momento ovviamente l'attenzione verso i più giovani, verso il mondo della scuola, è stata sempre alta, e crediamo che in questo momento ci sia proprio bisogno di rilanciare questo, perché l'attenzione della WISP, un'associazione di promozione sociale e sportiva, deve essere alta anche nei confronti delle nuove generazioni. Sono tanti i numeri di questa edizione, ma noi fra pochissimo ci collegheremo con Radio 1, racconteremo ovviamente anche ai radioascoltatori di Radio 1 come si svolgerà proprio questa giornata. Altro tema fondamentale che tratteremo poi con i nostri ospiti a seguire è quello dello sport nelle carceri, e voi anche qui avete fatto un lavoro specifico quest'anno. Allora noi salutiamo anche tutti i radioascoltatori di Radio 1, ringraziamo Mary Pop e Maria Teresa Lamberti che stanno seguendo il Vinitaly da Verona, ci ricollegheremo con loro più tardi. Intanto ripartiamo parlando proprio di Vivi Città, di questa 38esima edizione, con Tiziano Pesce, presidente della WISP. Che edizione sarà? Il sottotitolo è La Corsa dei Diritti. Assolutamente, come accade ormai da 38 anni, Vivi Città ovviamente abbina, unisce ai valori dell'attività sportiva, della competizione, i valori della pratica sportiva amatoriale aperta a tutti. Quindi oltre alla corsa di 10 km, come abbiamo già detto su Radio 1 Sport, ci sarà la passeggiata ludicomotoria aperta a tutti, ma appunto la corsa dei diritti. Questo è il sottotitolo che abbiamo scelto quest'anno per Vivi Città, ancora una volta per impegnarci sulla promozione dei diritti, sull'accesso alla pratica sportiva, sulla pace, sulla sostenibilità ambientale, un altro tema fondamentale che ovviamente ha dato il via a Vivi Città, una manifestazione che nelle sue prime edizioni lottava per centri urbani pedonalizzati, quindi abbiamo fatto insieme tanta strada. Da quel momento è stata Vivi Città l'antesignana, possiamo dire, delle corse urbane, e Vivi Città ogni anno si rinnova. Ogni anno si rinnova, poi più tardi andremo anche a vedere come lo fa nelle varie città d'Italia, anche all'estero ovviamente, come sempre ci sono appuntamenti, ci sono città, no, che vivranno Vivi Città allo stesso modo anche al di fuori dell'Italia. Però una delle tematiche fondamentali, uno degli impegni, lo stavamo dicendo poco fa anche su Radio 1 Sport, di quest'anno è quello di valorizzare lo sport nelle carceri, e lo state facendo, lo farete anche nei prossimi giorni con vari appuntamenti, perché non si ferma solo oggi Vivi Città per quanto riguarda questo argomento. Sì, proprio così Giacomo, Vivi Città da 30 anni porta l'attività anche nelle carceri, non sono solo manifestazioni simboliche ma sono testimonianze, ecco, di un'attività che tanti comitati portano negli istituti penitenziari del nostro paese tutti i giorni. Siamo partiti nei giorni scorsi da Ragusa, dal carcere di Ragusa, ieri eravamo presso la casa di reclusione di Verziano di Brescia, un'altra testimonianza dei valori dello sport, del diritto allo sport, soprattutto dal punto di vista rieducativo per persone che ovviamente hanno sbagliato e si trovano
a vivere un percorso che però ovviamente li dovrà portare fuori dal carcere, li dovrà portare ad essere reinseriti nella società. Quindi una manifestazione che vuole creare veramente un ponte fra l'interno e l'esterno delle carceri. E poi Tiziano Pesce, presidente WISP, ci saranno anche e ci sono già stati tanti ragazzi nelle carceri, perché c'è una sorta di collegamento, no? Di connessione fra lo sport nelle carceri e lo sport a scuola, due tematiche che sono molto importanti e che vi stanno molto a cuore. Assolutamente, è stata proprio l'occasione della Vivicità Porte Aperte che abbiamo tenuto ieri nel carcere di Brescia. Sono stati oltre 200 i ragazzi delle quarte e quinte superiori che sono entrate e che hanno potuto vivere questa giornata. Un ringraziamento ovviamente in questo caso a tutti gli insegnanti, ai presidi, ai dirigenti scolastici, perché ovviamente c'è un avvicinamento a Vivicità e c'è un approfondimento molto importante proprio sui temi della vita in carcere. Come sempre, come facciamo da ormai l'84 qui su Radio 1, fra pochissimo alle 9.30, quindi fra circa un minuto, daremo il via alla gara. Lo ricordiamo per tutti i nostri radioascoltatori, una manifestazione podistica internazionale in contemporanea su percorsi compensati di 10 km. Ci sono due tipologie di corsa, c'è anche la ludico-motoria, questo per far anche capire che davvero tutti possono partecipare. Assolutamente, davvero tutti possono partecipare. Ieri sera erano già decine le migliaia di partecipanti iscritti, quindi veramente una grande festa da Bolzano a Palermo, passando per tantissime grandi città, ma anche centri urbani più piccoli. Quindi una Vivicità che è veramente la corsa di tutti. Tra l'altro un simbolo in un momento anche di ripartenza. Ovviamente non possiamo dimenticarci gli anni che ci stiamo lasciando alle spalle, della pandemia, tutto quello che lo sport di base ha vissuto, e ovviamente questa vuole essere una manifestazione per rilanciare veramente il valore dello sport anche verso i decisori politici, perché no? E noi vogliamo essere puntualissimi con Tiziano Pesce, presidente WISP, e allora diamo il via, facciamo partire la 38esima edizione di Vivicità insieme, facciamo questo countdown partendo da 3, pronti? 3, 2, 1, Vivicità, via Vivicità, la 38esima edizione, la corsa dei diritti è partita in tutta Italia, qui su Radio 1, come facciamo da tanti anni. E allora andiamo anche un po' a capire dove si gareggia quest'oggi. Da nord a sud coprirete tutto il paese, e non solo, ci sono anche varie città nel mondo, in Bosnia, in Giappone, davvero tantissimi luoghi dove vivere lo sport insieme. Assolutamente, Giacomo, non leggiamo solo alcune rigorosamente in ordine alfabetico: Aosta, come dicevamo, Arezzo, Bari, Bolzano, Bra, Cagliari, Civitavecchia, Cossato, Biella, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Gorizia, La Spezia, Latina, ma se sei d'accordo andrei avanti ancora: Livorno, Matera, Mestre, quindi Venezia, Palermo, Pescara, Pordenone, Ragusa, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Parma, Salice Terme, Pavia, San Gregorio Magno, Salerno, San Vito Lo Capo, Trapani e ancora Sassari, Siena, Todi, Perugia, Torino, Trento. Veramente una grande manifestazione, un serpentone, posso immaginare, in questi momenti, avendo vissuto tante Vivicità ovviamente sul campo, come si suol dire, la gioia dei nostri dirigenti e dei nostri volontari. Ovviamente un grande ringraziamento a tutta la nostra rete associativa, alle associazioni, alle società sportive, ai volontari, a tutte le associazioni di terzo settore che ci danno una grossa mano sui percorsi, perché ovviamente c'è il tema della sicurezza, quindi del far ovviamente correre e camminare le persone in assoluta sicurezza. Ecco, Tiziano Pesce, parliamo di davvero una manifestazione enorme, no? Per la sua portata, ma anche a livello geografico. Proprio spiega anche ai nostri radioascoltatori come viene organizzato tutto ciò, grazie a tanti volontari anche, immagino, perché a livello logistico è molto molto complicato organizzarla. Assolutamente, grazie di questo spunto, Giacomo, che mi dà proprio la possibilità. Ecco, prima ringraziavo i nostri dirigenti, i nostri tecnici, i nostri volontari, ovviamente la rete della Protezione Civile e le amministrazioni comunali ovviamente del territorio. Vivicità non si esaurisce quindi in questa giornata. L'organizzazione di Vivicità parte molti mesi prima, diciamo a partire dalle richieste di autorizzazione per lo svolgimento delle gare, sui percorsi. C'è tutto un tema ovviamente di autorizzazione ai passaggi all'interno dei centri urbani, di limitazioni al traffico, quindi una iniziativa che ovviamente ha dietro un grande impegno.
Allora, Tiziano Pesce, noi ringraziamo intanto ovviamente Mary Pop, lo speciale Live da Vinitaly a Verona, e Maria Teresa Lamberti che ci ha dato questo spazio all'interno della loro trasmissione. Li ringraziamo, ridiamo la linea Radio 1 e torniamo su Radio 1 Sport, immagino, giusto Danilo? No, ancora no. Bene, allora, ok, perfetto, ci siamo. Bene, Tiziano Pesce, siamo col presidente della WISP, ovviamente, Vivi Città, l'edizione di quest'anno dedicata ai diritti. E allora io direi, proprio con Tiziano Pesce, anche di andare un po' a vedere, visto che abbiamo parlato dei vari, delle varie città dove si svolgeranno queste gare, due, la 10 km e la gara e la corsa ludico-motoria, alcune delle tematiche trattate, perché diritti è davvero un qualcosa, una parola ampia, dal respiro molto ampio. Ad esempio, ci sarà grande attenzione alla sostenibilità e all'ambiente, in che modo? Sì, diciamo che Vivi Città si declina sin dalla sua prima edizione con una grande attenzione all'ambiente. Il tema della sostenibilità è mai come in questo momento di attualità. La WISP da alcuni anni ovviamente declina tutte le proprie attività rispetto a quelli che sono gli obiettivi dell'agenda delle Nazioni Unite 2030 per quanto riguarda appunto la sostenibilità. Diciamo che Vivi Città è stata anche un po' precursore e delle attenzioni rispetto all'ambiente, una manifestazione che viene svolta con una grande attenzione intanto alla mobilità urbana, quindi ai mezzi di trasporto che vengono utilizzati per recarsi ai punti di partenza di Vivi Città, una grande attenzione ai materiali con cui vengono prodotte le magliette, prodotti i pettorali, una grande attenzione nelle sedi di Vivi Città per quanto riguarda per esempio i ristori, per quanto riguarda l'utilizzo dell'acqua pubblica, quindi ulteriore impegno della WISP che mettiamo in tutte le nostre iniziative. E ce ne vuole di impegno, perché comunque bisogna tener conto di tantissime cose quando si organizza una manifestazione del genere. Dicevamo, tante le tematiche e c'è i centri storici che sono e saranno in questa giornata grandi protagonisti. È anche un modo, no, per rivivere le città, questa corsa è un modo, in alcuni casi penso ad esempio a Roma, anche per dare più valore alle periferie che spesso e volentieri sono bistrattate. Sì, proprio così, centri e periferie si intrecciano anche in questa edizione. Parlavi appunto di centri storici, protagonisti, pensiamo alla Vivi Città che si corre e che si cammina in questi minuti, per esempio ad Aosta, proprio nel cuore della splendida Aosta, ma pensiamo anche al centro storico di Matera, soprattutto con il via che è stato dato da Piazza San Pietro Caveoso nel cuore degli splendidi Sassi. E poi le periferie, parlavi di Roma, quest'anno Vivi Città è ritornata anche nella città capitale, quindi a Roma. La scelta del Comitato WISP di Roma quest'anno è stata quella di dedicarsi proprio alle periferie. È un ritorno tra l'altro dopo vari anni a Roma. Esatto, un ritorno appunto che è dovuto a una grande attenzione del nostro comitato, che ha superato diciamo problematiche organizzative proprio legate alle questioni di una complessità molto elevata sulla città di Roma dal punto di vista logistico. Allora si ritorna in periferia con un percorso che quest'anno avviene attraverso le strade del quarto e del terzo municipio, con punto di partenza di arrivo presso l'impianto sportivo Fulvio Bernardini, che è l'impianto più grande pubblico di Roma Capitale. Fra poco partiremo con tutti i nostri ospiti in questi 25 minuti ancora insieme qui su Radio 1 Sport. Stiamo ovviamente come sempre parlando di Vivi Città, la corsa dei diritti quest'anno arrivata alla 38esima edizione. Siamo con Tiziano Pesce, presidente della WISP. Danilo Gionta, nostro regista, io chiedo intanto di partire col primo ospite e introduciamo questo argomento, ovvero una delle tante tematiche che tratterete e che tratterete in questi giorni con Vivi Città Porte Aperte, che tornerà quest'anno nelle carceri italiane. Tante giornate dedicate a questo, perché comunque anche lì a livello logistico, no, è molto complicato organizzare. Ci saranno tante case circondariali che parteciperanno e tra l'altro anche tanti studenti che entreranno nelle carceri e gareggeranno, no? Sì, proprio così. Dicevamo appunto della partenza avvenuta presso la casa circondariale di
Ragusa giovedì, poi ieri la Vivicità presso la casa di reclusione di Verziano a Brescia, oggi si corre e si cammina nel carcere di Catanzaro, poi il 22 aprile sarà la volta del carcere Gozzini di Firenze e poi via via sino ad arrivare alla fine di maggio per completare Vivicità, e a quel punto avremo corso e camminato in ben 21 istituti penali italiani. Come è nata questa idea? Immagino che insomma sia stato un percorso lungo, e tra l'altro adesso ne parleremo poi con una direttrice di un carcere nello specifico che ovviamente ha aderito a questa iniziativa. Bisogna organizzare, bisogna riuscire a far funzionare tutto, ci vuole tanta anche determinazione da parte dei vari direttori delle carceri. Come è nata questa idea? Beh, intanto diciamo che nasce con i valori della WISP. La WISP quest'anno festeggia i suoi primi 75 anni e la WISP nasce per ovviamente impegnarsi nel promuovere il diritto alla pratica sportiva, il diritto all'attività competitiva, il diritto allo sport come benessere, prevenzione e promozione della salute. E un impegno che ha attraversato 75 anni di storia del nostro paese, che è andato e continua ad andare, come piace dire a noi, a braccetto con la Costituzione, e quindi ovviamente i valori del promuovere un'attività che possa favorire l'integrazione, l'inclusione, l'educazione, trova ovviamente terreno fertile anche nelle attività che ogni giorno in tantissime città, in tantissimi istituti portiamo avanti. Ovviamente tutto questo non sarebbe possibile se non ci fossero tecnici, educatori formati, quindi un altro grande impegno della nostra associazione, ma non sarebbe possibile ovviamente senza la determinazione, senza la sensibilità dell'amministrazione penitenziaria, con cui a livello nazionale abbiamo un protocollo quadro, senza ovviamente la sensibilità, la determinazione del personale a partire dalle direzioni degli istituti, e ovviamente ancora una volta sottolineo l'importanza del lavoro dell'amministrazione penitenziaria attraverso il corpo di polizia penitenziaria e tutti gli educatori che si occupano all'interno delle sezioni trattamentali di questo percorso, di accompagnare i nostri tecnici che entrano. E chi meglio di Maria Francesca Lucrezzi, direttrice del carcere di Brescia, può raccontarci questa esperienza che ha vissuto dal vivo? Noi la salutiamo. Buongiorno, benvenuta qui a Radio 1 Sport a questa edizione speciale dedicata a Vivicità, la corsa dei diritti. Buongiorno a tutti e grazie per questo momento di partecipazione. Allora, stavamo parlando, direttrice, con Tiziano Pesce proprio di come si sta svolgendo, si è svolta questa edizione di Vivicità anche nelle carceri italiane. Porte aperte, ci dica cosa è successo, se non sbaglio, ieri, no? Nel vostro carcere a Brescia, come avete organizzato, che festa è stata? Sì, ieri si è tenuta presso la casa di reclusione di Brescia Verziano, uno dei due istituti penitenziari di Brescia, come di consuetudine la corsa podistica Vivicità. Come prima del Covid, perché purtroppo è soltanto la pandemia che ha interrotto questa bellissima tradizione che dura da più di 25 anni e si rinnova ogni anno, sono entrati nella casa di reclusione di Brescia ben 200 ragazzi, studenti degli istituti superiori di Brescia e provincia, erano rappresentate 6 scuole. È stata una giornata di festa, di sport e di diritti, davvero bellissima, in una cornice meteorologica perfetta, una splendida giornata di sole. I ragazzi sono entrati, hanno percorso i 6 giri di campo organizzati dai tecnici WISP con l'ausilio dei poliziotti penitenziari all'interno della casa di reclusione, e hanno trascorso insieme ai detenuti in assoluta normalità quella che è un momento di sport importante e fondamentale sia per i detenuti che per i ragazzi. Maria Francesca Lucrezzi, direttrice del carcere di Brescia, delle carceri di Brescia. Ecco, a proposito proprio di organizzazione di una manifestazione del genere, di aprire le porte, no, allo sport anche nelle carceri, nel vostro caso ci sono degli spazi adeguati? Siete riusciti ad organizzarlo a livello logistico in maniera impeccabile, immagino, ma a che punto siamo, se lei ha una misura di questo, a livello di sport nelle carceri, qual è la situazione in Italia?
Credo che grazie a enti come Unione Sportivi Italiani lo sport è praticato all'interno degli istituti penitenziari tramite apposite convenzioni sottoscritte con l'associazione da tantissimo tempo. Non tutto purtroppo il panorama penitenziario italiano è uguale, ci sono situazioni a macchia di leopardo dovute anche, come giustamente faceva cenno lei, a delle carenze strutturali che inevitabilmente si incontrano all'interno degli istituti penitenziari. Sta anche un po' nella fantasia di noi operatori penitenziari cercare di agevolare in tutto e per tutto questa ed altre manifestazioni che sono di importanza fondamentale per la cura della persona detenuta, non solo dal punto di vista fisico ma anche e soprattutto dal punto di vista mentale, e quindi spazi impensabili molte volte si trasformano e si adattano per rendere possibile queste ed altre manifestazioni. Buongiorno direttrice Lucrezi, sono Tiziano Pesci, intanto la ringrazio ancora per la splendida giornata che abbiamo vissuto ieri. Dicevo con Giacomo Prioreschi poco fa, sottolineavo ecco l'importanza della determinazione e della sensibilità di voi operatori dell'amministrazione penitenziaria, e mettevo in evidenza soprattutto il grande lavoro della polizia penitenziaria. Noi stiamo trovando negli istituti in cui non solo appunto organizziamo Vivicittà ma portiamo avanti un percorso continuativo educativo attraverso lo sport veramente una grande sensibilità. Questo credo che sia un terreno su cui ringrazio intanto il mondo della comunicazione a partire da Radio 1 Rai, su cui si debba fare sempre qualcosa di più, perché spesso nell'immaginario collettivo gli istituti penitenziari, le carceri sono un qualcosa ecco di astruso dalle città, invece sono pezzi importanti delle nostre città, quindi credo che l'impegno congiunto proprio di creare un vero e proprio ponte fra l'interno e l'esterno sia ecco un percorso da portare avanti sempre con maggiore attenzione. Si può fare di più, Maria Francesca Lucrezi? Si può fare sempre di più, perché porre dei limiti alle possibilità. Il mondo penitenziario, l'amministrazione, le politiche penitenziarie sono in continua evoluzione e direi per fortuna. Proprio perché, come ricordava appunto il presidente nazionale, si tratta di un mondo comunque chiuso per definizione, bisogna fare di tutto quanto è nelle nostre possibilità per sensibilizzare la comunità esterna e per richiamare quanto più possibile la collaborazione dei cittadini, delle istituzioni, del terzo settore, del mondo del volontariato, perché l'opera di presa in carico, di custodia, di gestione di queste persone e di preparazione nel contempo di queste persone al momento in cui usciranno dal carcere, varcheranno il cancello e ritorneranno tra i cittadini, necessita dell'impegno, della responsabilità e della cooperazione e della collaborazione di tutti, già a partire dal momento in cui queste persone entrano in carcere. Quindi sicuramente lo sport in sé, che è sì disciplina, ma è anche coralità, è anche cooperazione, anche inclusione, è uno degli attori principali di questo percorso di recupero e di accompagnamento. Grazie davvero a Maria Francesca Lucrezi, direttrice delle carceri di Brescia, per essere stata con noi. A presto, grazie mille. Grazie a voi tutti e buona corsa. Grazie, allora, questo Vivicittà porte aperte in tantissime carceri italiane, grazie a Vivicittà e alla WISP in questa corsa dei diritti, e noi adesso ci prepariamo anche a fare un salto da nord a sud per far capire anche ai nostri radioascoltatori la dimensione di questa manifestazione in questa giornata. Tiziano Pesce, presidente WISP, eravamo al liceo Newton pochi giorni fa per la presentazione e tanti ragazzi hanno fatto delle domande, hanno chiesto informazioni su Vivicittà. Una delle domande che mi ha colpito di più è quella di un ragazzo che ha proprio chiesto delle disuguaglianze anche a livello sportivo fra nord e sud. È un lavoro ovviamente anche questo, no? Una tematica a cui la WISP tiene molto. Assolutamente, diciamo che il contrasto a ogni forma di disuguaglianza è proprio una cifra precisa dell'impegno della WISP a tutti i livelli, ovviamente a partire dal nazionale nel rapporto con il governo, con il Parlamento, con il legislatore. Sicuramente c'è bisogno di ulteriori maggiori
attenzioni anche da parte del legislatore. C'è un tema ovviamente legato alle risorse economiche disponibili, ma noi crediamo, ecco, e questo è un altro impegno della nostra associazione, che ci sia bisogno, ecco, in un momento in cui si parla tanto di transizioni ecologiche, di transizioni digitali, che ci sia bisogno proprio di una vera e propria transizione sportiva, di un'emancipazione dello sport di base, dello sport sociale, che non è più solo occupazione del tempo libero, un vero e proprio progetto di vita per tante e tanti cittadini. C'è sicuramente però da superare disuguaglianze di genere, disuguaglianze di opportunità, disuguaglianze non solo tra nord e sud, ma spesso anche tra centri e periferie delle nostre città. E allora, a proposito di questo, ma soprattutto anche a proposito di pace e di unione fra i popoli, con noi è collegata Sara Vito, presidente WISP Friuli Venezia Giulia, perché anche a Gorizia si corre Vivi Città in questa giornata, una città trasfrontaliera ovviamente, parte Slovenia e parte in Italia, e il percorso attraverserà entrambe le parti di questa città. Allora salutiamo Sara Vito, buongiorno e benvenuta qui a Radio Uno Sport. Buongiorno a tutti e dobar dan Sam. Siamo in corsa, mi sentite bene, ma stiamo partecipando alla manifestazione, abbiamo una grandissima partecipazione, siamo molto contenti. Anche quest'anno Vivi Città è proprio una grande festa, ecco, di amicizia e di fratellanza tra le persone. Tra Gorizia e Nova Gorica, questo anche no, per far capire quanto lo sport possa essere importante per rafforzare le amicizie fra i popoli, la solidarietà, la cooperazione, anche in un momento molto particolare in cui c'è una guerra molto vicina in corso. Sì, infatti pensiamo di lanciare un messaggio davvero forte quest'anno, ancora più di sempre, perché quando noi parliamo di collaborazioni, di amicizie, parliamo davvero di una unica comunità. Il confine qui è solo sulla carta tracciato, siamo uno spazio unico dove anche gli aspetti naturalistici sono stati un grande aiuto, perché se pensi qui è un territorio che non c'è un monte da scalare per attraversare un confine, qui c'è un fiume che collega due stati contermini e c'è un unico ambiente che viene fruito anche grazie a manifestazioni come queste. Quindi la palestra, l'ambiente è proprio una grande palestra all'aperto per stare tutti assieme con un grande e forte senso di comunità. I confini spesso e volentieri, anche anzi direi quasi sempre, sono tracciati magari con una penna, una matita dagli uomini, poi basta una corsa come Vivi Città in qualche modo per farli scomparire. Esatto, qui è proprio così ed è stato così negli anni, nel senso che lo sport prima ancora delle politiche è riuscito proprio ad abbattere i confini, le relazioni tra gli uomini, le persone, la voglia di stare assieme ha permesso veramente di abbattere questi muri che finalmente non ci sono più qui. Bene, e ci dica un po', Sara Vito, ecco, qualche numero, come sta andando la manifestazione? State correndo in questo momento? Stiamo correndo. Complimenti, devo dire, perché cerchiamo di dare buon esempio, scusi, se non ci crediamo noi. Giusto, giusto. Ma è proprio una bella iniziativa, mi credo siamo in tantissimi, non riesco a darvi il numero preciso perché appunto le iscrizioni erano in corso fino all'ultimo. Certo. Siamo sicuramente qualche centinaio di appunto amici sia italiani che sloveni, di tutte le età, giovani, bambini, amici a quattro zampe, noi accogliamo tutti perché questa è proprio una grande festa di sport per tutti. Non so se Tiziano Pesce vuole fare una domanda a Sara Vito da WISP a WISP. Ma saluto il mio presidente, buongiorno Tiziano. Buongiorno. Qui abbiamo veramente fatto il nostro meglio. Buongiorno Sara, come sempre ovviamente ci siete riusciti, no? Io sottolineo diciamo semplicemente tra virgolette il grande impegno del comitato, dei comitati territoriali, del comitato regionale del Friuli Venezia Giulia anche su queste tematiche. Da quello che ci raccontavi, ecco, sentiamo che si respira proprio una vera e propria aria di amicizia oggi e di pace, ne abbiamo assolutamente bisogno, quindi grazie Sara e complimenti anche per il prologo che c'è stato nei giorni scorsi con un grande coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze delle scuole.
Sì, giovedì si è corso anche con i ragazzi e anche questa è stata una iniziativa ben riuscita. Diciamo che attraverso lo sport veramente cerchiamo di rendere ogni giorno sempre più vivo lo spirito europeo. Ebbene, ed è bello sentire tutte queste voci, Tiziano Pesce, anche perché è col lavoro di tante persone che partecipano, no, con voi e con la WISP, sì, poi si riesce a realizzare una corsa del genere. Intanto ringraziamo Sara Vito per essere stata con noi, presidente WISP Friuli Venezia Giulia. Grazie mille, a presto, buona corsa, buona corsa. Bene, allora dicevamo con Tiziano Pesce, fra poco cercheremo anche di collegarci, andremo da nord a sud e ci collegheremo, cercheremo di collegarci anche con Bari, dove c'è Veronica Dauria, presidente WISP della sezione proprio di questa città in Puglia. Però ecco, a proposito della corsa, tante persone hanno partecipato, anche tanti personaggi, no? Ci sono tante persone che hanno partecipato a questa corsa e poi tra le altre cose, tra le tante tematiche di questa edizione di Vivi Città, la 38esima, anche i diritti delle donne e ovviamente contro la violenza sulle donne in città come Cagliari e Bari proprio. Sì, ovviamente l'attenzione della WISP, delle nostre politiche proprio per i diritti, la parità di genere, si declina ogni giorno con un grande impegno attraverso le nostre iniziative proprio per contrastare ogni forma di violenza, ma diciamo ogni forma di discriminazione. E ancora una volta i diritti delle donne, quindi contro la violenza, sono al centro di Vivi Città e lo sono oggi in maniera particolare nelle edizioni per esempio di Cagliari e nelle edizioni di Bari. A Bari la manifestazione è proprio collegata ad una campagna lanciata da Regione Puglia, Allenati contro la violenza, e quindi in modo specifico, però diciamo che l'attenzione verso questi temi ovviamente è insita, ecco, nei nostri valori e quindi in tutte le nostre attività. Ovviamente, ma chi meglio di Veronica Dauria, presidente WISP Bari, può raccontarci proprio quello che sta succedendo in città. Intanto buongiorno Veronica. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, come sta andando? Che aria si respira a Bari in questa edizione di Vivi Città? Beh, sta andando benissimo, come ho detto anche ai media, non è un successo inaspettato, ma con orgoglio diciamo che è un successo aspettato. D'altronde, come si evince dalla musica di sottofondo, dal clamore, dalla confusione di sottofondo, i partecipanti sono in subbuglio. Oggi per Bari è festa, non solo perché per la festività religiosa, la Domenica delle Palme, ma è festa perché per la seconda volta dopo la pausa del Covid ritorna Vivi Città. A Bari siamo alla 35esima edizione. Vivi Città si chiama Vivi Città, ma si legge diritti. Vero è che quest'anno lo slogan stesso è la corsa dei diritti e non è un caso che noi abbiamo accettato di sposarci con la campagna della Regione Puglia. Allenati contro la violenza. Sì. Qui ci sono, è una campagna dell'assessorato al welfare e allo sport che ha scelto Vivi Città tra i grandi eventi da brandizzare e da scegliere per la sensibilizzazione alla lotta alla violenza. Qui abbiamo i due centri antiviolenza più rappresentativi di Bari che stanno distribuendo gadget e stanno dando informazioni ai partecipanti circa il numero di emergenza da chiamare in caso di violenza, quali sono e dove sono ubicati i centri antiviolenza a Bari. E i numeri purtroppo di queste violenze e dei femminicidi in Italia che sono davvero allarmanti, tra l'altro, quindi è importantissimo anche sensibilizzare, no? Lo sport deve essere veicolo di sensibilizzazione, deve essere lo strumento attraverso cui devono arrivare determinati specifici messaggi alla cittadinanza. Non può essere solamente lo sport della medaglia, d'altronde lo spirito della WISP. La WISP, che è nata insieme alla nostra Costituzione italiana, ci insegna questo. Quindi la Carta dei diritti, la WISP è sorella, a me piace dire è una sorella gemella della Costituzione perché nasce nello stesso anno. Bene, grazie a Veronica Dauria, presidente WISP Bari, per essere stata con noi. Questo ci dà un po' la cifra anche, no, davvero di quanti chilometri si percorrono anche mentalmente in questa Vivi Città.
tante tematiche. Tiziano Pesce, presidente WISP, non abbiamo dimenticato anche le disabilità, no? Perché questo è un altro tema che è molto caro alla WISP e che voi in ogni edizione trattate, e soprattutto in specifiche città, con delle corse dedicate proprio alle persone con disabilità. Assolutamente, Giacomo, grande attenzione al tema della disabilità in tutte le città. E vorrei ricordare proprio per questo l'esperienza che il Comitato Territoriale di Parma porta avanti da alcuni anni. Oggi, nell'edizione che ha preso il via a Sala Baganza, proprio alle porte di Parma, è stato addirittura allestito un percorso di 4 chilometri totalmente, integralmente accessibile alle persone con disabilità e senza alcuna barriera architettonica. C'è una classifica unica compensata, come sempre, immagino. Vivi Città, ci puoi spiegare, Tiziano, di cosa si tratta? Sì, un'altra peculiarità, ecco, di Vivi Città sin dalla sua prima edizione, in questo caso grazie alla collaborazione dell'Istituto di Scienza dello Sport del CONI, un altro partner storico appunto di Vivi Città, e soprattutto grazie al professor Sandro Donati e al suo staff, sono stati studiati, ecco, dei coefficienti che ogni anno si rinnovano e vengono ovviamente tarati sui percorsi, perché sostanzialmente, al di là delle classifiche, diciamo, delle singole Vivi Città, poi tutti i tempi della competizione, della gara agonistica, contribuiranno a realizzare una vera e propria unica classifica nazionale compensata, che grazie appunto grazie a coefficienti che, diciamo, riequilibrano i percorsi e consentono appunto la realizzazione di questa classifica. Nelle prossime ore l'avremo. Assolutamente, ovviamente poi ve ne daremo conto nel corso delle nostre trasmissioni. Tiziano Pesce, per chiudere, guarda, semplicemente vorrei che ecco, ci raccontassi cosa vuol dire per te Vivi Città, cosa vuol dire per te correre per i diritti da presidente della WISP, perché siamo in chiusura. Vivi Città è una delle manifestazioni simbolo dell'WISP, per quanto mi riguarda è una delle iniziative che mi ha fatto avvicinare all'associazione, quindi per me vuol dire veramente tanto. Grazie davvero a Radio 1 Rai, grazie alla Rai. Nelle prossime ore avremo sicuramente altri appuntamenti, avremo anche appuntamenti in video, perché ci seguirà anche Rai News e Rai Sport, quindi grazie di cuore alla Rai. E come sempre la Rai, Radio 1 sono attente ovviamente, e sono amiche di Vivi Città. La corsa dei diritti è arrivata alla sua 38esima edizione in tantissime città d'Italia, seguitela, andate sul sito della WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, anche per iscrivervi per le prossime edizioni, magari, non lo so, anche se volete diventare volontari e aiutare l'associazione. Noi ringraziamo davvero tanto per essere stato con noi come ogni anno Tiziano Pesce, presidente WISP. Grazie Tiziano. Grazie a voi, buongiorno a tutti. E un saluto ai nostri radioascoltatori da Giacomo Prereschi, ringraziamo anche la nostra squadra, regia Danilo Giunta, alla parte tecnica Gianni Tola. Vivi Città, lo speciale di Radio 1 e Radio 1 Sport, si conclude qui. La corsa dei diritti però continua oggi e anche nei prossimi giorni in tanti luoghi, nelle carceri d'Italia. Grazie e a presto.